GF VIP, signorini critica e concorrenti litigi, siete un pessimo esempio. La 35 puntata serale del Grande Fratello VIP, in onda lunedì 20 febbraio su Canale 5. È stata decisamente movimentata. Al centro della polemica sono stati dei comportamenti ritenuti inopportuni da parte della produzione di Alfonso Signorini avvenuti domenica 19 febbraio nella casa. In occasione di una festa di carnevale, invece di festeggiare, i concorrenti hanno infatti discusso animosamente tra loro. Le dinamiche del gioco delle ultime ore hanno portato al formarsi di due fazioni distinte e separate. I simpatizzanti tramite i social hanno battezzato i due gruppi come Spartani e Persiani. Gli appartenenti al gruppo degli Spartani sono Alberto De Pisis, Gaele De Donà, Nicole Murge, Nicoli Corvaia, Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Daniele Dalmoro, Edoardo Donnamaria, Luca Onestini, Ivana Mrazova e Milena Miconi. Mentre dall'altra parte sono coalizzati i Persiani, Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Sara Altobello, Nikita Pelizzon, Matteo Diamante, Martina Nasoni e Andrea Maestrelli. Signorini peraltro a un certo punto ha anche chiesto ai concorrenti di dividersi in base a tale distinzione, gli Spartani in Cortiletto e i Persiani in Superlead. Alfonso Signorini introducendo la puntata di lunedì 20 febbraio ha dichiarato, non possiamo accettare la cattiva educazione. Riferendosi alle liti avvenute all'interno della casa del Grande Fratello VIP in occasione della festa di carnevale di domenica 19 febbraio. Il conduttore ha convocato in salotto Oriana, Luca, Matteo e Nikita mostrando un video dal quale sono emerse le tensioni e gli scontri avvenuti tra i ragazzi, con urla, cattive parole e insulti. Signorini in particolare ha richiamato Matteo per il lancio di una posata, Luca per l'atteggiamento provocatorio e Oriana per non limitarsi nel bere vino, spiegando, questa deriva fastidiosa nella casa non possiamo più accettarla. Sono state richiamate anche Oriana e Martina che durante la festa di carnevale hanno preso parte a una lite. Sono volate parole di troppo, ha dichiarato Signorini introducendo un video riepilogativo, da cui è emerso che le due concorrenti si erano rivolte insulti e accuse a vicenda. Queste scene pietose hanno coinvolto tutta la casa del Grande Fratello VIP, ha commentato ancora il conduttore al termine del filmato. Secondo voi il pubblico da casa si diverte a vedere queste scene, ha commentato Alfonso Signorini. Aggiungendo ai concorrenti, io cambio canale, vi confesso che mi date fastidio, siete un pessimo esempio. Gli autori del Grande Fratello hanno infine deciso di intervenire con un provvedimento. Sono stati puniti tutti i concorrenti, per due settimane di seguito, infatti, il budget per la spesa sarà dimezzato.